Charlie, Charlie, sei qui? Charlie, Charlie, sei qui? Charlie, Charlie, possiamo giocare con te? Se possiamo giocare con te, puoi muovere queste penne. Sì, eh. Adesso mi preoccupo. Puoi uscire qualcosa per favore? Sì. Butta giù i libri. Butta giù i libri. Mamma, che ansia. Puoi buttare giù i libri. Io non li vedo neanche i libri. Io direi. Che cosa vuoi fare? Vuoi farci del male? Cosa vuoi fare? Vuoi farci del male? Sei qua vicino a noi? No, vuoi farci del male o sei qua vicino a noi? Secondo me no, non vuoi farci del male, non gli ho dato il tempo di rispondere. No. Ma no, cosa? Le abbiamo Non lo appena so. rimesso a posto? Non lo so cosa. Ma non è che ci vuole indicare qualcosa? Non è che questa è tipo una freccia che ci vuole indicare? Io non vedo niente, però. Ma una freccia cosa vuol dire? Se Non lo so. questa va di là, devo guardare di là. Guarda di là. Non penso. Mettiamola dritto. Anche questa mi sembra storta, ma le muovi tutte. Io caldissimo. Christian si sta muovendo. Allora, ce lo vuoi dire il tuo nome? Se si sposta questa matita sul sì o sul no, se non vuoi dircelo. Io caldissimo. Sto sudando. Accendi questo. Cristian. Si è mossa. Verso il sì. Cosa? Si è mossa. Cosa? Non lo so. Guarda. Io non capisco Ma si parole. muove. Se vogliamo. Dirci sì, ma sì cosa? Mi Non lo abbiamo so, fatto non lo so la che domanda sia. Se tipo la cosa che dicevi prima, che era una direzione, cosa deve fare guardarci intorno? Vorrei far cadere i libri. Vorrei che cadessero di nuovo i libri. Sinceramente non lo so.
Quello te l'era chiuso? Allora mi trovavo chiuso. Hai aperto il pendolo? Ma no, anche perché poi scusami perché uno dovrebbe tenere il pendolo aperto. Ok, non lo so, però non lo so. Da vedere le telecamere, se l'abbiamo ripreso. Se fosse aperto o meno. Sì. Provo a chiudere. Chiudo. Io chiudo. Hai aperto il pendolo? Metti il volume. Aspetta. Cosa fai? Voglio che ti risponda così. Hai aperto tu il pendolo? Hai aperto il pendolo tu? Non lo so, io magari era già aperto. Io non ho dato un'occhiata lì. Lo posso chiudere? Io non mi ricordo. Lo posso chiudere il pendolo? E che vuol dire? Guarda lì. È in direzione. E lo chiudo. Lo chiudo. Vicino alla vetrinetta. No, ma ha anche un gancetto. Cioè. Ma cosa significa? Che se fosse stato chiuso col gancio, tu non lo puoi aprire, guarda. Perché ha un gancio. Quindi era aperto. Quindi o aperto o se qualcosa l'avesse aperto vuol dire che tiri sul gancio e lo apri. Cioè, prendo la telecamera un attimo. Andiamo a vedere. Cavolo, fa farlo vedere. Lo vedi? Di? Aspetta. Ok, vedi che c'è un gancio. No, rimettila, chiudi. Chiudilo. Prova a aprirlo così. Si stacca. È possibile. Quindi vuol dire che o era già aperto, o se qualcosa l'ha aperto, ha tirato sul gancetto. Non so se adesso. Probabilmente era aperto perché non ho visto prima. Se fosse aperto. No, perché no, posso dire una cosa? Cosa? Cioè, se comunque fosse... vicino alle vetrinette di cui parlava Lucia. Appunto, l'ho detto prima. Cioè, ma lei ha detto le vetrinette o il pendolo? Ho detto le vetrinette, però in effetti, cioè prima, quando abbiamo iniziato questa. Che periodo che mi ha suonato? L'indagine, no? Che abbiamo fatto tutto, cioè io adesso dico sarà stato aperto, ma perché trovo strano che, però io penso, io ho guardato qua, no? Perché poi avevo, che cazzo è? E come prima di nuovo la porta, il rumore sulla porta. Ma scusa, io non sono sicura che fosse aperto, perché come stavo dicendo adesso sta cosa un po' mi inquieta e adesso sono sempre più convinta che fosse chiuso, perché dico, io ho toccato le vetrinette per far vedere che ma se quell'anta lì fosse stata aperta, quell'antina lì, non ce ne saremmo accorti. Ma ho capito, ma non è detto. Cioè, ti pare normale lasciare un pendolo aperto? Sì, non c'è da nulla di strano. È normale. È come lasciare questa aperta. Ho capito, ma se quella fosse stata aperta ce ne saremmo accorti. E quello no? Ma appunto, magari l'abbiamo visto aperto e quindi ce l'abbiamo in memoria così e poi. Boh, non lo so. Ma poi non c'è solo il rumore della porta. Calma, le 11:10. Oh, vabbè.
Vabbè, quello è perché poi i pendolini si ricaricano. Sì. Un po' questo. Cioè, magari qua non ci vengono mai, non è che stai a ricaricare un pendolo che non... Madonna, che suona. Aspetta, adesso perché suona? Perché hai messo le due lancette insieme. Non stiamo arrivando a un dunque. Il Ghost Box non parla. Dio, poche risposte più o meno comunque. No, poche risposte nel senso che non capiamo... Sì, infatti sto dicendo, ci sono stati tanti eventi, ma non capiamo perché. Chi è? Che ne so. Appunto, cosa vuole qua? Perché qua? Sei uno, se sono tanti. Perché prima mi ha detto sei uno, no. Ma guarda, è vero, le penne erano rimaste così. Boh. Permettiamole normali. Ghostbox non parla. Ok. Questo lo spegnerei. No, lascio. Perché? Lascialo, che metti che io dica qualcosa. Devi spegnere. Boh, non lo so. Io comunque ti giuro, caldissimo, sto veramente sudando, però freddo, non capisco perché. E ho un mal di testa che non ce la faccio più. Proviamo a metterci ancora un po' qua. Ma sì, l'hai vista anche tu? Sì. Cos'hai? Ti dici il tuo nome, per favore? Che cosa? K2, K2. Di nuovo? Sì. Puoi illuminare di nuovo il K2? Guarda la penna. Ma non è che stai indicando i libri? Ho capito, non lo so, però stanno andando sul sito. Io ho detto di illuminare il K2. Sì. Allora, butta giù i libri. Ma i libri sono là. E ributta giù i libri. I libri sono là. Sì, e il K2 si illumina solo in direzione dei libri. Posso spegnerlo? Guardalo. Ci puoi far capire qualcosa? Io non... Cosa? Non sto capendo nulla. Tra l'altro prima gli abbiamo chiesto se fosse bravo o meno, ha detto di no. Possessione demoniaca. Guarda cosa ho aperto. La possessione demoniaca è di gran lunga l'attività più spettacolare del diavolo, ma anche la più rara. Boh, non lo so. Una maledizione. È stata effettuata una maledizione che può essere anche stata scagliata sull'intera casa. L'uso del luogo per attività legate all'occultismo, quale sedute spiritiche simili o per attività criminose di vario genere, la celebrazione nell'ambiente di rituali satanici. Tali manifestazioni sono ad attribuire a una persona colpita da una presenza maligna. Cioè, io ho perso sta pagina così a casa. Perché sono state fatte... Aspetta. Gli oggetti che si spostano... Cosa c'è? Cos'hai? Alicia, è tutto a posto? Ma c'è questo spazio secondo. Cos'hai? Un attimo, vedo nero. Vedi nero? Sdraiati, Cri. Aspetta un secondo, Claudia. Ma cosa significa vedi so, nero? Mi sono alzata dalla sedia, se tu mi giri la testa, ti sei tutto nero. Dai un attimo, magari ti gira un attimo la testa. Ti sta passando? No. Svegliati. Un attimo, Claudia. Toccami. Ma... È sudore, Fre. No. Svegliati un attimo, ma mettiti questo sotto la testa. Mettiti questo sotto la testa, Cri. Stai bene? No, te la so. Stai bene? Passa un attimo, Claudia.
adesso? Mi lasci un secondo, per favore. Poi, guardami un po'. Guardami. Un attimo. Guardami. Christian. Guardami un attimo. Oh. Tutto a posto? Sì. Ti stai riprendendo? Guardami. Sono sudato marcio. Guardami. Mi vedi? Toccami. Mi vedi? Sì. Sei sudatissimo, non so per quale ragione, ma mi vedi? Sì, ti ho detto. Un po' sulle dita. No, non lasciare qui. No, mettile qua sopra, va. Mettile qua, mettila su. Accendi la luce. Buongiorno ragazzi, ciao. Scusate se abbiamo interrotto il video così bruscamente, ma in quel momento lì non so come mai, la prima volta che mi succede ho avuto probabilmente un calo di pressione, non so dovuto a che cosa. Sì, e non ce la sentivamo più di mandare avanti l'indagine così. No, quindi... infatti. No, volevamo solo scusarci perché appunto non siamo soliti. Mi ha detto un taglio netto così. Lì, ma non aveva più senso continuare visto che succedevano cose un po' troppo strane. Però ci siamo informati, abbiamo sentito una persona, in particolare un religioso. Abbiamo chiesto informazioni su questa sorta di... Abbiamo rituale, raccontato un po' quello che era successo. E lui, vabbè, ci ha dato un consiglio, nel senso che ha detto di prendere il foglio dove Claudia aveva disegnato il rituale. La tavola, questa qua. Del Charlie, e ci ha detto di, in pratica, dargli fuoco e buttarlo in acqua. Non sappiamo se sarà vero, se funziona, se serve a qualcosa, però visto gli avvenimenti che ci sono stati poco piacevoli, abbiamo detto, deciso di farlo, facciamolo. Di seguire questo consiglio. Infatti. E quindi noi adesso siamo venuti in macchina qua, alle campagne e abbiamo trovato una sorta di rigagnolo d'acqua e adesso bruceremo questo rituale all'interno facendolo scorrere via. Adesso qui abbiamo trovato il rigagnolo. Un canale. Sì. E bruceremo questo foglio in là. Sto. Qua che scorre via. Passati un po', vai. Non capisco se sta bruciando. Sì, devi tenerlo un attimo dal basso così. Là. Cosa? Attento. Mi brucia la mano. Buttalo. Ecco. Speriamo che sia servito così. Non so dove scorre. E noi quello che ci è stato detto l'abbiamo fatto. Quindi, speriamo sia servito qualcosa. Se vi è piaciuto il video, ovviamente mettete un like, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che, non lo diciamo mai, ma ho voglia di dirlo in questo momento perché mi è venuto in mente, di seguire anche il profilo su Instagram Ego Official Channel, che vedete qua. E poi, no, cosa? Volevo dire ancora una cosa. Comunque Ego ha anche un merchandising. Quindi ragazzi, andate a vedere il nostro merchandising, ce l'avete scritto sotto nell'info box, in descrizione, quindi potete andare lì. Ciao.